Ciao ragazze! Oddio! Nuovo video haul e vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto oggi, che è sabato, e sono stata a Brescia al banchetto di 4 euro, al mercato, alla Frecciarossa e da Primark a Elnos. E niente, perdonatemi per l'aspetto sconvolto, come al solito. Mi tirerò un po' indietro per pietà verso di voi, aspettate. Ah, aiuto! Sono appena tornata e sono in piedi dalle 6:30, quindi ho un aspetto sconvolto, non badateci. Ho messo anche questa collana per ravvivare l'outfit, perché volevo cambiarmi, ma poi ho detto, vabbè, cosa mi cambio a fare per fare il video? Non ha proprio senso. Allora ho messo questa collana, non sono uscita così, però boh, mi sembrava che rendesse particolare l'abito. E poi ho un giubbino in pelle sopra, non so perché mi sto giustificando col mio outfit, vabbè, che a voi che vi frega, dovete vedere gli acquisti. Allora, ho fatto dei buoni acquisti, molto molto buoni. È un affarone pazzesco che vi faccio forse anche subito vedere. E prima di tutto volevo salutare Simona, che è appunto una mia follower super 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 fedele, perché Simona è qui su YouTube, Simona Moletti, mi commenta sempre i video, mi ha mandato sempre un sacco di commenti, sempre carinissima con me, e mi ha fermato stamattina al banchetto di 4 euro e io... Sì, oddio, ci siamo conosciute, così almeno riesco a darti appunto un voto. Riesco a darti un volto e sono molto contenta, grazie per avermi fermato e per aver avuto il coraggio, aver preso coraggio che mi hai fermato. Insomma, ti mando un bacione, mi ha fatto veramente tantissimo piacere conoscerti, molto carina, poi mi ha fatto anche un sacco di complimenti, insomma mi ha detto che... sono più bella, no, non è vero, mi ha detto che sembro più giovane, che sono magra e io sì. E sembro più giovane rispetto al video. E è molto carina, lei ha una figlia, è appunto del Lago di Garda e insomma ci siamo beccate lì al banchetto di 4 euro e mi ha avvicinata, quindi sono molto contenta e la ringrazio tantissimo. Le mando un bacione, spero che continuerai a seguirmi e insomma mi ha fatto molto piacere, quindi non sono neanche abituata alla gente che mi ferma per strada, però insomma ogni tanto succede, 2 volte è successo, vabbè. Prima o poi succederà anche altre volte. Comunque grazie Simona, mi ha fatto davvero piacere e penso che mi ricorderò forever di te, quindi... Beh, insomma, poi mi farai sapere dei tuoi acquisti che hai fatto al banchetto di 4 euro, visto che avevi già in mano qualcosina. Partendo invece da Frecciarossa, sono stata da Via Maestra e c'erano ancora un po' di promos, tra cui una cosa stupenda che ho visto e ho dovuto stracomprare perché era una super promozione. Ho pensato alla primavera, ho pensato che non avevo un modello simile, fatto così proprio anche bello in, appunto, in cuoio, in vero cuoio, e quando ho visto il prezzo comunque che da 130 euro me lo portava a 30 euro, non ho pensato 2 volte. Li ho provati e li ho accaparrati subitissimo. C'erano anche neri, ma neri c'era il 36 se a qualcuno interessa. Da Via Maestra questi meravigliosi stivali, tutti completamente in cuoio. Cioè, guardate che meraviglia! Sono degli stivali grigi. A me mancavano grigi primaverili. Temo proprio che mi mancassero perché ce li ho invernali. Tutti traforati qui sulla parte, appunto, vedete, della gamba. Tacco così in legno, similegno, tacco comodo, sarà un 10. Bah. E poi la cosa bella è che sono così spuntati, io adoro questo particolare e questo da mettere con i vestiti, secondo me è meraviglioso, anche con quel vestito di contatto che ho preso, che vedrete poi in un video, cioè li ho trovati meravigliosi, 30 euro, vera pelle, vero cuoio completamente, cioè ho detto cazzo vado dai cinesi, scusate la volgarità, cazzo vabbè ormai ogni tanto lo dico, vado dai cinesi, questi qui così tutti intrecciati un po' alti mi costavano in ecopelle di qualità dubbia 40 euro, quindi praticamente con 30 euro mi sono presa uno stivale completamente in pelle, secondo me è un affarone e fatemi sapere poi se anche voi insomma l'avreste comprato, insomma lo reputate appunto tale. Al mercato poi ho preso un altro paio di calzarete, questa volta nel bianco, quindi sono come quelle nere, però bianche, sempre 4 euro, proprio bianche bianche. Le ho viste che le aveva sul, diciamo, il manichino. E mi sono innamorata, nel senso ho detto, caspita, le voglio prendere, anche bianche, se c'erano rosa l'avrei presa anche rosa, opa, o beige, no, beige magari no, ce le ho già verdi della Pompea che ho preso un po' di tempo fa, però bianco ho detto, bah, non lo so, c'ho anche dei tipo dei boyfriend bianchi, adesso devo fare anche una cerniera dei jeans, comunque sono così, rete bianca, sì, sono un po' più strane di quelle nere, però non lo so, mi hanno ispirato anche lì un outfit, quindi le ho prese. Poi... alla scarpe, no, c'era solite, non lo so, non c'erano tutte le cose interessanti, non c'era nulla di nuovo, l'unica cosa che ho preso è stato queste décolleté color cipria,
con tutte le borchiette. Ora io le ho viste e riviste, queste decolte non le ho mai comprate, almeno spero. Se vi ricordate che le ho comprate ancora, sono impazzita. Comunque le ho volute prendere perché sono di questo, sembra un camel beige, non lo dicono beige, ma tira più sul cipria, secondo me. Mi piacevano le borchiette dietro, mi piaceva che era una open toe spuntata e l'ho trovata molto carina da mettere anche con i vestitini bon ton per rendermi un po' rock. Di Francesco Milano il suo prezzo era sicuramente più alto, io le ho pagate 5 euro, c'erano un po' di robe a 10 euro ma nulla di eccezionale, anzi piuttosto non mi è piaciuto, non mi sono piaciute le cose vecchie, sempre ancora lì, cose che girano a 5 euro poi le mettono a 10, non c'era nulla di, no, di nuovo, neanche primaverile, stivali, non stivali, un cavolo proprio zero. Quindi l'unica cosa che ho comprato è quelle perché ho detto vabbè sono utilizzabili tutti i giorni, io ho un tipo di scarpa che metto spesso e che mi piace appunto contrastare con il bon ton. Poi spero di avere ancora memoria sufficiente e volevo farvi vedere due paia di pantaloni che ho preso non oggi ma qualche giorno fa che sono stata al centro commerciale all'Adamello dentro il supermercato, ho preso questi pantaloni classici azzurri che ho provato e non mi sembravano male, mia zia sarà super felice di questo acquisto perché lei ha sempre sognato di vedermi con come si chiamano, con un tailleur grigio, gessato, un vabbè. Comunque questi sono classici azzurri con questa riga bianca che saranno da vedere comunque indossati con la riga, vedete? Costavano 30 euro, le ho pagate 5, addosso sono molto carini, sono molto... Un pantalone molto classico che ho pensato di mettere con un toppettino bianco che ho preso al banchetto di 4 euro, un po' con le ruche qua, quel giorno che voglio essere un po' più elegante e sobria. Poi ho preso questi leggings a 6 euro, jeggings, pantaloni pesanti, neri con le cerniere dorate. Mi servivano per questo inverno con le taschine, sono aderentini pesanti, questi qua a 6 euro al posto che 12. Ve li faccio vedere comunque perché li ho presi. Poi ho preso anche una maschera per capelli che devo provare. Non so se qualcuno di voi l'ha già vista. E anche i calzini, sì. I calzini sono questi. Devo averli pagati tipo 1,70 euro. Neri con questo cosino qua, le ruche. E invece la maschera è questa qua che ho pagato 5 euro. Era scontata con l'olio d'argani di camelia. Siccome mi sono trovata bene con l'olio d'argani camelia nella versione shampoo della Sien che sto usando adesso. E qua, ho quasi finito. E quello mi sono trovata da Dio. Ho voluto prendere questa maschera sempre al centro commerciale, novità, Express Maschera Intensiva Capelli Elidora, illumina la natura dei capelli con olio di argano e olio di camelia. E non lo so, vi farò sapere, non so se qualcuno ha già provato questa marca, ha già provato questa maschera, fatemi sapere. Comunque era 400 ml, tipo 5 euro. E io la maschera, uso solo lo shampoo, la maschera, non uso mai il balsamo. Poi, passando al banchetto di 4 euro, ho comprato 14 capi, uno più bello dell'altro, ditemi qual è il vostro preferito, ditemi come pensate di fare questi abbinamenti, accetto ogni tipo di consiglio da parte vostra per ovviamente migliorare il tutto e la mia, insomma, il mio stile, diciamo. Allora, GJF Fashion, questa gonnellina qua che è un bijou, cioè no, questa qui è troppo... Stile Dolce & Gabbana, corta un po' a frufru, questa qua meravigliosa, me la sono immaginata con lo stivale beige e non lo so, mi ha fatto impazzire, è troppo carina con tutti questi ricami un po' barocchi, è meravigliosa questa. È stretta in vita, poi viene giù morbida di questo tessuto bello, bello grosso da mettere, volevo già metterla tipo stasera, ma adesso vedo se esco o non esco. Poi ho preso questo blazer spolverino azzurro, 4 euro ragazze, lo so che l'ho pagato ancora anche 10, diciamo quello con le ruche, questo non ha le ruche, però è bellissimo, c'era anche nel rosa confetto, è azzurro di questi qua lisci, appunto è proprio un bel azzurro che qua sembra addirittura quasi bianco, comunque su quell'azzurro confettino è lungo a 3/4 e ha le taschine, questi blazer che si usano anche le spalline. Col pantalone bianco, insomma, molto carino. Poi ho preso questa camicettina che questa la adoro. Poi dico sempre che adoro tutto, però è vero, sono belle. Guardate che meraviglia, fatta così, di questo rosa quasi molto tenue. Ho già due o tre magliettine così che devo ancora sfoggiare. Questa è fatta proprio a camicia con tutti questi intrecci. Dicevo, è appunto questa camicettina che mi si è fermato il video perché ho la memoria super scarica. Sono arrivato pure il sole. Cioè, sono contenta che ci sia il sole, però non riesco a fargli delle cose. Guardate che bella, tipo peplum. Questa non segna assolutamente le cicce, bellissima. Tutti questi laccetti anche sul davanti, molto di tendenza, mi piace un sacco.
e sono contenta di averla trovata. Tra l'altro c'era anche nel nero, però l'ho presa in quel rosino lì perché l'ho preferita. Questi pantaloni della tuta blu con tutte queste stelle beige li ho presi perché mi sono piaciuti, sono della marca Timiami, che è una marca molto buona di abbigliamento pronto moda. Hanno le taschine, penso che siano taglio unico, sono stile baggy che piace a me, quelli così con un po' col cavallo basso da mettere con una canotta beige, li immaginati. Un tacco beige perché io queste robe qui della tuta le metto soprattutto con i tacchi, mi piacciono. Poi, questo ha degli abiti lunghi, sono andata, mi sono imbattuta nell'arella abiti lunghi, tute lunghe e sono impazzita proprio del tutto. Allora, l'Olimis, questo abito bellissimo bianco, che non ho ancora ben capito come è fatto, comunque deve essere tipo a canotta così davanti e dietro ha questo intreccio, vedete? Cosa è olimpionica, tra l'altro ho trovato proprio dei reggiseni di Primark fatti così, quindi dovrei anche andare tranquilla con i reggiseni. L'abito bianco con questi fiori rossi, meraviglioso, trovo che stia anche molto bene con il mio colore di capelli e ha questa cinturina rossa, questo è stupendo per l'estate. Non vedo l'ora di fare delle foto outfit, di farvelo comunque vedere appunto in un video outfit. Questo è un altro, no, questa è una tuta. E questa non piaceva a mia zia, non so che problemi aveva. Io l'ho trovata meravigliosa, è un po' sgargiante, però sapete che io ogni tanto sono anche sgargiante. È fatta così davanti al pizzo nero che non mi fa impazzire molto, il pizzo maculato, ha la cernierina allaccia, diciamo, fino in cima. E poi praticamente viene giù di questa viscosa morbida fatta a tuta jumpsuit gialla sfondo con questi fiori viola, fucsia, rosa, cioè bellissima. Anche questa dà un sacco di luce, dà un sacco di colore, è molto bella e freschissima. Ed è uno di quegli outfit che ti salvano la vita perché metti su quella e sei praticamente vestito senza bisogno di pensare troppo agli accessori, eccetera, eccetera. Sono queste cose tipo salvavita, tra virgolette, quando non si ha proprio voglia di vestirsi. Un'altra tuta, questa è Mel, l'ho preso, credo che mi vada. Guardate che meraviglia, anche questa. Ha la ruche qui davanti, fatta così a monospalla. E poi praticamente viene giù un pantalone morbido. Queste qua stasera le provo tutte perché sono curiosissima di vedere come mi stanno indosso. Poi, sempre al banco, questo l'ha adorato mia zia. È stato l'ultimo abito che ho preso dell'ultima corsia. Una tunichella di questo bellissimo verde bosco con appunto questi laccetti sulla parte davanti e poi adoro il fatto che ci siano sugli orologi così, questa è chicchissima, l'ho immaginata appunto con uno stivaletto molto sobrio e l'ho trovata super super chic, di quelle tuniche morbide appunto che restano morbidissime, guardate, con tutti gli orologi, molto molto carina. Fatemi sapere poi ovviamente anche qual è il vostro pezzo preferito. Poi ho preso un completo, questo è costato 4 euro al pezzo, di cui la gonna, tra l'altro, fortuna che poi l'ho provata sopra quando sono andata a ricontrollare i miei vestiti al monumento, ho dovuto prendere la taglia 44 perché la 42 era giusta giusta, se non stretta. Gonnellina fatta così a pieghe di questo tessuto, non so come si chiama, cioè ce l'ho sulla punta della lingua, ve lo faccio, non so se avete visto, comunque tipo nido d'ape, non so. Vabbè, fatta così a pieghe, la gonna, molto bella. Potrebbe essere anche un completo pasquale. Poi colore che è un po' smortino, peccato. Any case, queste sono completi che se andate nei negozettini e le pagate 40-50 euro al pezzo. E non sto scherzando. E la giacchetta che invece ho tenuto la taglia 42, fatta così, molto bon ton. Da mettere più o meno insieme in base appunto a come sta, o altrimenti tranquillamente staccato. Ho detto fare il completo perché mi è sembrata una cosa di ottima qualità, quindi ho voluto prendere il completo. Poi, sempre al banco di 4 euro, le ultime cose. Ok, sì, ho preso queste due tuniche, sempre abitini, tuniche, chiamatele come volete, camiciuole, questa qui azzurra a righe, adoro, con sulle le libellule. Cioè io sono impazzita quando ho visto questa, vedete, con sulle libellule, è molto carina, mi piace un sacco, fatta tipo camicia, diciamo, con la manica così, e non lo so, da portare come abito, anche questa con un sandalo bianco, penso che sia meravigliosa, tra l'altro ero alla ricerca delle décolleté bianche, ma non le ho trovate, perché da Primark non c'era il numero, ora non so se si chiede alle commesse se tirano fuori o meno il numero. Vabbè, un'altra uguale praticamente, poi lui sopra aveva anche, l'ho visti dopo, i body, fatte a body così, però vabbè, ho detto già che ho preso il vestito, ho preso il vestito e sti cavoli, anche se sono piena di vestiti. Questa è uguale, solo che ha sulle coccinelle ed è rosa e bianca a righe, vedete? Sì, è il contrario magari, ve la faccio vedere dritta, sì,
Sempre così, appunto, anche questa sono curiosa di farvela vedere indossata, sono quelle anche molto fresche, da mettere comunque adesso tra poco. Poi un'altra tuta, questa qui, sempre di fantasia, però questa è alla stecchina, diciamo, è tipo il ferretto per il seno, è fatta così davanti a V, anche questa fantasia io la adoro, cioè vedete come sta bene con il biondo platino, cioè mi piace un sacco, e anche questa è fatta appunto a tuta, un po' meno ampia, questa è un po' più stretta. Però sono sempre quelle tute morbide, non strappano, non stringono, non stressano. Questa qui la voleva prendere anche mia mamma, ma non era sicura, quindi dovrò fare io da modella, da controllare se insomma va bene. È molto sgargiante, lo so, però mi piaceva tantissimo perché ha questo reggiseno, cioè la parte sopra fatta così, molto bella, e poi il culotte pants fatto così, sì, lo so, non è molto sobria. Se la vede Simone mi ammazza, però insomma l'ho voluta prendere. Poi con 4 euro siamo a posto. Vi faccio vedere questa scarpa che ho preso in un banco dove aveva il rimanenze. L'ho pagata 4 euro, ma poi ne ho trovato un'altra che le aveva a 3, però non c'era. Cioè, sì, no, c'era. Vabbè, comunque, guardate che bella, prossima volta.